Attività cardiaca presente, toni deboli, lontani. Polso periferico assente. Attività respiratoria gravemente depressa. Malato cianotico, stato di coma. Ossigenazione d'urgenza con maschera. Quindi intubazione della trachea con tubo di Magill. Ossigenazione manuale per via endotracheale. Siamo nel reparto di rianimazione, dove affluiscono i malati in condizioni estreme. Incidenti della strada, avvelenamenti, tentati suicidi, cardiaci gravissimi, insufficienti respiratori, non sono ricoverati in normali reparti di degenza. Affluiscono invece al reparto di rianimazione, dove un gruppo di medici, con l'ausilio delle apparecchiature più moderne messe a disposizione dal progresso tecnologico, veglia ininterrottamente. Avvelenamento da barbiturici. Il paziente è agganciato al respiratore automatico di Engstrom, previa iperventilazione manuale con pallone. Il manometro indica resistenze respiratorie di 20 cm di acqua, compatibili con un torace giovanile. La lancetta dello spirometro indica che per ogni atto respiratorio 500 cm cubici di aria e ossigeno sono insufflati dalla macchina nei polmoni del malato. Le condizioni del circolo non riprendono. Occorre controllare il pH, il tasso di ossigeno e di anidride carbonica del sangue arterioso. Ma le arterie periferiche sono appena percettibili. Impossibile prelevare la quantità di sangue necessaria. Bisogna ricorrere ad una microanalisi. Il bagno delle mani in acqua tiepida permette di arterializzare il sangue periferico. È sufficiente ora una sola goccia di sangue per l'esame. Mantenuto il sangue fluido per mezzo di un'elettrocalamita, si aspira il sangue nell'apparecchio. È il microAstrup, analizzatore dei gas nel sangue. Introdotto il capillare nel bagno di calomelano, la scala graduata dà immediata lettura del pH del sangue. Questa determinazione è importante per regolare la frequenza e la profondità degli atti respiratori che la macchina deve assicurare al malato. L'apparecchio viene tarato per mezzo di gas in proporzioni note e fornisce la riserva alcalina del sangue e l'ossimetria, dati necessari per il trattamento dell'insufficienza respiratoria. Il rilievo della pressione barometrica ambientale è uno dei fattori per i calcoli relativi alle pressioni di ossigeno e anidride carbonica del sangue. Il cuore. Il crescente aumento delle malattie cardiache impegna sempre più gli studiosi per arginare questo male sociale. In questo caso si è arrestata la propulsione del sangue nelle arterie. Le cavità cardiache giacciono inerti, piene di sangue. Il cervello, al quale non giunge il sangue ossigenato, regredisce ad una funzione vegetativa. Perde le capacità intellettive superiori. È il coma. Ho
occorre ristabilire al più presto la circolazione del sangue mediante la spremitura ritmica del cuore con il massaggio cardiaco esterno. In questo caso, il ritmo non riprende spontaneamente. Il cuore è in contrazioni disordinate ed inefficaci dal punto di vista emodinamico. È in fibrillazione ventricolare. Rapidamente il defibrillatore fornisce una potente scarica elettrica che stronca la fibrillazione. Il malato è avviato al monitoraggio continuo. Sono applicati al torace gli elettrodi rilevatori e gli elettrodi stimolatori. La frequenza cardiaca e il tracciato elettrocardioscopico appaiono sul video all'attenzione continua del personale di assistenza. Il battito si fa lento. Il cuore torna ad arrestarsi. La carta dell'elettrocardiogramma segna una linea piatta isoelettrica. La macchina ha avvertito il dramma. Da sé invia l'impulso elettrico. Il cuore riprende a pulsare. Allora il pericolo mortale è più subdolo, più lento ad apparire, meno drammatico. Il malato respira bene, il cuore pulsa regolarmente, ma il rene non filtra le scorie dell'organismo. I prodotti del metabolismo organico, l'urea in particolare, si accumulano nel sangue. Il livello dell'azotemia sale lentamente, progressivamente, inesorabilmente. Siamo nella sezione di dialisi extracorporea, nella sezione del rene artificiale. Il sangue del malato è deviato in un sistema filtrante. Il filtro è immerso in un bagno salino che per osmosi drena dal sangue del malato l'urea e i sali in eccesso. Il malato è pesato per seguire le successive perdite idriche. E gli apparecchi di monitoraggio registrano costantemente le sue reazioni al trattamento. Con successivi cambi del bagno di lavaggio si giunge alla depurazione totale del sangue. Un piccolo cuore meccanico pompa il sangue dal malato alla vasca di lavaggio e da questa di nuovo al malato. Il reparto di rianimazione riunisce i malati più gravi ed esprime le massime possibilità di assistenza e di cura, in virtù della collaborazione di tutti i medici dell'ospedale e grazie ad una dotazione strumentale e tecnologica importante. Alle ultime frontiere della vita, il reparto di rianimazione esprime il supremo tentativo della società di recuperare l'individuo alla vita, alla famiglia, al lavoro.